accademia è un luogo bellissimo e parecchio complicato. C'è una complessità, la complessità c'ha due facce, una faccia, diciamo, che in qualche modo coincide con l'idea di difficoltà e un'altra faccia che coincide invece con l'idea di ricchezza. Qualunque indirizzo voi abbiate scelto, anche quelli che sembrano più teorici, anche quello è un dipartimento poi che ha un risvolto nel fare. Quella è la parte interessante dell'Accademia. Beh, io credo che se uno intende fare comunque qualcosa che ha a che vedere con l'arte, sia appunto il fatto di essere proprio creativo all'interno di un percorso artistico, beh, l'unico modo, secondo me, di attraversare in maniera proficua questo campo, lo facciate per 3 anni, piuttosto appunto decidiate di farlo poi per 5 anni, è quello in qualche modo di perdersi all'interno di questo, di questa cosa. Cioè, vuol dire che l'arte non è qualcosa che si impara e non è qualcosa che si insegna. Si può imparare la tecnica. Pensate che, diciamo, i più grandi artisti, dico Picasso perché lo conoscono tutti, spero, era un uomo che aveva una straordinaria capacità tecnica e sarebbe diventato un copista straordinario, fantastico. Alcuni ricordano il fatto che lui prendeva la matita, la metteva sul foglio senza staccare mai la mano. Riusciva a fare un disegno straordinario, non staccava mai la mano. Quindi, voglio dire, è una capacità tecnica superiore alla media, no? E lui capisce che tutto questo è in qualche modo all'interno di una regola che non è nemmeno interessante, che non corrisponde a quello che è il mondo. Se noi andiamo a farci una passeggiata nella realtà, nel mondo, non ci perdiamo, però comunque saremo attratti nello stesso istante da tante cose differenti e facciamo delle scelte, scegliamo che cosa guardare, scegliamo che cosa ascoltare. Ci distraiamo dal guardare, dall'ascoltare e ci spostiamo da un'altra parte. Ecco, questo ci porta un arricchimento. Picasso se ne accorge, capisce che non sarebbe potuto andare più in là di qualcosa e il suo desiderio era andare più in là, cioè in qualche modo esprimere la complessità che è all'interno di ognuno di noi. Ma non bastava esprimerla, questa è una cosa importante, ricordatevi, non serve a niente e a nessuno che voi diciate la vostra, se la vostra non diventa di tutti, di tanti, perché non è che si fa arte per se stessi, si fa arte per comunicare, per dialogare con l'altro, per dialogare a tanti livelli, anche a un livello più interiore. A un livello che non ha un'espressione linguistica. E la fortuna vuole che qui non si impara a parlare, perché poi le lingue sono tante e diverse, ma si in qualche modo ci si esprime con un linguaggio che tutti riescono a capire, perché non è un linguaggio fatto di una lingua che deve essere tradotto in un'altra lingua che deve essere tradotto in un'altra lingua. Beh, Picasso si fa legare la mano destra e quindi fa tutto con la sinistra, capendo che l'impedimento, l'inciampo, la difficoltà è quello che permette di andare avanti. Io che insegno una cosa teorica e che mi occupo dell'arte contemporanea, anche diciamo a livello professionale, dagli anni 90 in poi, quindi dell'arte contemporanea e contemporanea, cioè ho sempre promosso di più i giovani, prima erano miei coetanei e adesso sono i miei nipoti praticamente, però ho sempre lavorato, diciamo, su quello che era il nuovo che si stava esprimendo, perché è la cosa più interessante, perché in qualche modo si riesce a vedere fino a che punto coincide con quello che è la realtà e quindi non solo la realtà, che in questo momento non è nemmeno granché bella, ma anche i sogni che sono dentro la realtà, ma anche le possibilità, le speranze, le diversità che sono dentro la realtà. Ecco, per riuscire
a fare questi percorsi, qua dentro bisogna perdersi. E per riuscire a fare questi percorsi bisogna capire che magari il primo anno non impara la tecnica, ma tutto quello che impara della tecnica lo impara per poi dimenticarlo, per superarlo.